va verso l'alto. Siamo Iuri? Eccoci qui amici, ben ritrovati, è iniziato il secondo tempo già da un minuto e mezzo. I cambi. Sì, ci sono state delle sostituzioni, è entrato Gia Quinta che adesso ha messo in mezzo questa palla, è entrato Collia, è entrato Di Gioia, è entrato Zonca, è entrato Gurzi, è entrato Ferrò, è entrato anche Lecischi, giusto? Sì. Lo conosci? Che va adesso al tiro, però Anche Gia il gioco Quinto, era avete Gia fermo Quinto? forse. Sì, Allora è la entrato anche già difesa qui. è Sì, a Mastro, difesa, solita difesa a Francesco. due con Gurzi, Antonio Gurzi e Bonetti. Centrocampo abbiamo Lecischi e Zonca, giusto? Pesatissimo. Sulla fascia destra già Quinto, sulla fascia sinistra di là chi è che c'è di là? Ferrò. E in avanti abbiamo Di Gioia e Collia. In porta è entrato Caci. Di Gioia, mette giù questo pallone! Bello! Calcio d'angolo per i nostri. Si occupa della battuta Fabiano. Fabiano Ferrò col suo destro a Uncino. Sempre i soliti 5 giocatori in aria, Collia sul primo palo, tutti gli altri in mezzo, palla in mezzo, bella Bonetti per poco, bellissima palla, rimasto giù un giocatore della Juve Domo, terra. Dobbiamo sfruttare più Sì, questi perché lì in spazi. mezzo un po' di confusione la facciamo su queste palle sporche. Gioco fermo. Si rialza il giocatore della Juve Domo, un po' stordito, ma dovrebbe essere in grado di riprendere il gioco. E si riparte. Palla al portiere che smista sulla destra. Disturba Collia, ma riesce lo stesso a rilanciare il giocatore della Juve Domo. Attenzione al numero 7. Bonetti respinge il cross. Calcio d'angolo per la Domo. Ricordiamo il risultato del primo tempo 2-0, gol di Ghiotto e Megazzini. Questo Che secondo parziale tempo. vale dire 1-0 per noi. Sì. Questo secondo tempo siamo ancora 0-0, calcio d'angolo per la Domo, palla in mezzo, respinge Antonio Gurzi, ancora la Domo in mezzo, Bonetti. Un po' di confusione, cerca il tiro, palla sopra la traversa. Rimessa dal fondo. Caci. Attenzione, Zonca, Antonio, Gurzi, ancora Zonca. Zonca, bellissima palla in mezzo, respinge la Doma ma riprende Lecischi. Di Gioia, già Quinto, lotta su questo pallone, due uomini addosso, li salta come birilli, fallo laterale. Ricordiamo quest'oggi che c'è il papà di Gia Quinto in tribuna. Un saluto alla mamma Tea. L'unica che lavora in famiglia.
l'unica che lavora in famiglia. bel passaggio, non si sono capiti i ragazzi, però. Burzi Antonio recupera questo pallone, ma attenzione, intercettano quelli della Domo, ancora il numero 7. Anche a Papa Giulio che lo segue da casa. Sì, oh, palla pericolosa in mezzo per il loro numero 10, salta un uomo. Bellissimo. Ancora lui, ancora lui. Aia. Meno male. Bonetti prende la palla, smista su Burzi, 1-2 con Bonetti. Sale Bonetti. Non è Bonetti, è Ferro. Ah, è Ferro. Ferro. Sono confuso con le scarpe. È un po' lontano, sì. Ferro gioca laterale. Sì. Non gioca attacco. Sì, Ferro, sì, sulla fascia sinistra quest'oggi. Fabiano Ferro. Il numero 7 è veramente impressione. Sì. Bonetti, eccolo qua Bonetti. Palla in mezzo per Collia. Si gira. La smista molto bene per le Cischi. Bella palla. Forse era un triangolo aperto, ma peccato. Punizione no. Punizione per noi. Pensavo fosse al contrario. Meglio così. Rivediamo dopo. Zonca sul pallone, si avvicina Luca Lecischi, vediamo un po' cosa combinano i due, si allontana Lecischi, rimane solo Zonca, barriera 3 della Domo, prende la rincorsa, il tiro, palla alta. Che è il barco, che Carmine, sì. Sì, andate a prenderlo perché sarà sì, è un messaggio per la moglie questo della tribuna. Stanno cercando il papà di De Quinto. Eccolo qui, già Quinto ha il problema di girarsi, si gira adesso, tenta il cross, è ribattuto Bonetti in anticipo, ancora già Quinto. 1-2 con le Cischi che si chiude benissimo, già Quinto. Torna indietro, la mette col sinistro, incredibile. Burzi fermato, le Cischi recupera, Bonetti. Dentro. Bella palla per Zonca, tenta il tiro Zonca. Parato. Non ho visto ancora giocare il secondo portiere di Dio Vedovo. No. Anche il loro numero 17 stanno giocando tutta la partita. Diciamo che non sono così tanti come i nostri ragazzi. Sì, sì. Ecco, adesso hanno cambiato. Sì, forse adesso è stato qualche cambio adesso. No, è uscito il numero 7 sicuramente, è entrato il 13. Già Quinto per le Cischi. Palla per Gurzi, ha un po' di spazio. Si allarga Ferro, si gira, palla per Guzzi, palla per le Cischi, smista sulla destra per Giaquinto che è stato largo, bravo. Palla ancora in mezzo per Gurzi e c'è il tiro, e c'è il tiro, il gol! Bellissima azione dei nostri! Palla a destra, palla in mezzo, palla a sinistra, in mezzo, poi ancora a destro, bel giro palla, fino a quando Gurzi non ha trovato lo spazio per il tiro. Sì, ricordiamo che Antonio non è nuovo a questi gol dalla distanza. È un tiro potente. Sì, è una bella minella. E ancora lui, è ancora lui. Con lì, 1-2 con Gurzi, ancora. Tenta il tiro a giro alla Del Piero. Palla sul fondo, riparte palla a terra, la Domo pericolosamente, le Cischi, è già qui e riprende già qui, magia, palla per Zonca, palla per Dito, trattenuto, ci stava il fallo, secondo me ci stava il fallo perché al momento del tiro è stato sbilanciato, l'ha preso Zonca. Fermato, ma riprende le Cischi, palla in mezzo per Collia, non aggancia,
Bonetti e Gulzi si ostacolano, attenzione. Largati, allargati. No, era Ferrò. Ancora Giaquinto che lavora questa palla sulla destra, si accentra, palla per Gurzi. E attenzione, adesso tira da tutte le parti. Para il portiere. Giaquinto ferma tutto. Digio, magia! Calcio d'angolo. Sì, 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 era sicuramente angolo. Bah, vabbè. E comunque la riprendiamo noi. Ferrò! Traversa piena! Un tiro incredibile. Ah, peccato. Peccato, peccato. Bellissimo tiro di Fabiano Ferrò. Papi pagava, il papi pagava. Eh sì, un saluto a papà Ferrò, ricordiamo, imprenditore locale piemontese, molto famoso nel giro. Salutiamo anche la mamma. Salutiamo la mamma, che è l'unica che lavora seriamente con la casa, anche lei. Andate a chiamare Giaquinto. Ha giocato il figlio, ha quasi finito il tempo. Eh sì, chiamate Carmine Giaquinto, che figlio sta giocando, anche bene. Carmine, vieni, ma non ti interessa la partita? Ah, niente. E con chi è? Carmine, basta, è la quinta birra. È quinta birra. Eccolo lì, Daniel Giaquinto che gioca. Palla in mezzo per Digio. Digio, punta l'uomo Digio. E non passa. Bonetti, ottima partita quest'oggi Bonetti. Palla per Giaquinto. Ancora Giaquinto, Zonca, palla a chi chiusi, oramai si trovano chi chiusi i nostri, Ferrò, Gurzi, palla per Ferrò adesso, cerca lo spazio per il tiro, non lo trova, palla per le Cischi e qui c'è lo spazio, eccolo, palo parata, non si è capito bene, comunque per poco, parata a mano aperta del portiere. Giaquinto per Zonca, è chiuso, comunque lotta e guadagna una rimessa laterale. E Cischi, Giaquinto, Daniel Giaquinto per Cischi ancora, gira là di là, Gurzi che ha molto spazio, tenta ancora il tiro, palla respinta e poi la prende il portiere. Riparte la Domo con il portiere, palla a terra sulla destra, c'è un po' di spazio, il terzino destro della Domo che avanza. Ferrò lotta, recupera un ottimo pallone. Le Cischi si gira, palla per Giaquinto Daniel. Il papà dice di puntare, lui giustamente torna indietro. Eccolo qua, 1-2. Vai veloce! 1-2, Daniel Giaquinto. Palla in mezzo, fermato. Riparte la Domo, ma Antonio Gurzi ci mette una pezza. Palla in mezzo per Zonca. Zonca si guarda in giro. Ferrò tenta lo scatto sulla sinistra, ma tutto chiuso. 1-2, bellissimo. Palla alta. Direi che molto bene, ragazzi. Sì, ottimo secondo tempo. Abbiamo sofferto poco rispetto al primo e abbiamo avuto delle ottime occasioni, direi. Ricordiamo una traversa di Ferrò e una parata su un tiro incredibile di Lecischi. E il gol che è la cosa più importante di Gurzi. Zonca si gira molto bene, ma scivola. Ricordiamo che il terreno è in sintetico, ha piovuto prima dell'inizio della partita, quindi sarà molto umido. Vai già qui! Giaquinto lotta. Digio dà fastidio ai difensori della Domo, che però rinviano lungo. Bonetti anticipa il numero 9, Giaquinto, ottimo recupero, un ottimo pallone, rimasto a terra però...
rimasto a terra un giocatore della Doma, giustamente l'arbitro fischia e interrompe il gioco. Mi dicono dalla regia che Giaquinto è tornato. Sì. Allora il papà di Giaquinto, ricordiamo, Carmine Giaquinto, dopo la quinta birra è ritornato qui sugli spalti ad assistere agli ultimi due minuti del secondo tempo del figlio. Gurzi, bella palla per Ferrò, un po' lunga. Giaquinto dovranno portarla a casa in macchina perché non è in grado di guidare. Ma adesso lo prende domani. C'è un motel qua in zona, rimane a dormire qui. Beh, guarda che c'è casa Ghiotto anche, perché siamo abbastanza sicuri. Tranquilla, è meglio così perché non può guidare. Una santa che c'ha come moglie Giaquinto, veramente. Torniamo alla partita. Sì, torniamo alla partita con le Cischi. Palla indietro per Bonetti. Bonetti, attenzione, è entrato dentro Ferrari al posto di Caci, che smiste indietro per Gurzi. Bravo Antonio. Gurzi è andato via. Dentro. Cerca la prima punta, ma invece appoggia sulla sinistra, palla un po' lunga, peccato. Messa laterale per la Domo. Tutti marcati i compagni, infatti riprendiamo palla noi con Zonca. Si lotta lì sulla fascia destra, ancora rimessa laterale. Mamma Ghiotto ha abbandonato la tribuna, attenzione, non la vedo più. Mamma Ghiotto mi sembra che è andata a cucinare a casa. Ex mister di Ale Ghiotto. Ah, attenzione. Che oggi è la festa qua a Domo. Un saluto a Papà Ghiotto. Che oggi purtroppo deve lavorare. Che oggi, quest'oggi lavora. Digio, tenta il tiro, fermato. Peccato, era una buona azione. Seguilo. È partito il numero 7. Meno male. Giaquinto. Giaquinto si gira, palla per Zonca. Un po' difficile questo passaggio. Fallo laterale. È rientrato il loro numero 7, Iuri. Staccati già. E finisce qui anche il secondo tempo. Allora, parziale siamo 2-0. Sì. 2-0, perciò sì. Abbiamo vinto al secondo tempo per 1-0, gol di Antonio Gurzi. Anche questa partita abbiamo portato quindi, un bel risultato a casa. Quindi 2-0 il parziale, perché abbiamo vinto due tempi. Ci sentiamo dopo per il terzo tempo. Ciao.